In questo video mostreremo come definire un quadro di alimentazione motori in iProject. Partendo dal quadro generale, creiamo un nuovo quadro. Cliccando poi sul comando Modifica dati di quadro, nomineremo quest'ultimo Quadro Motori, con sigla QM. Selezionando il quadro motori iniziamo a definire una prima partenza in serie al sezionatore generale e definita come motore 1. Diversamente da quanto avviene per l'utenza generica, l'utenza motori non ha bisogno della scelta delle protezioni, in quanto la lista delle apparecchiature è scelta in funzione dei parametri nei dati di linea. Le apparecchiature proposte vengono selezionate sulla base delle tabelle di coordinamento motore di Schneider Electric. Consultabili all'interno della guida di bassa tensione. Nei dati di progetto di una partenza motore è possibile definire diversi parametri. Vediamoli uno a uno. Il primo è la scelta delle apparecchiature secondo le tabelle di coordinamento di Schneider Electric, selezionabile tramite l'opzione Sì. Diversamente, le apparecchiature saranno personalizzabili. Il secondo è la tipologia di avviamento e controllo. Le scelte a disposizione sono con apparecchiature tradizionali, ossia con interruttore più contattore, oppure con interruttore più contattore più soft start ATS, o con interruttore più contattore più inverter ATV. Il terzo dato è il tipo di coordinamento dove è possibile scegliere tra tipo 1, che accetta un deterioramento del contattore e del relè, purché siano verificate due condizioni. Nessun rischio per l'operatore e che i componenti non subiscano danneggiamenti al di fuori del contattore ed il rele termico. Tipo 2, il quale invece prevede che in caso di cortocircuito l'aviatore non debba provocare danni a persone e a installazioni e sia in grado di continuare a funzionare. Totale, che è realizzabile con le apparecchiature di Schneider Electric. Il coordinamento di tipo totale è realizzato con i prodotti della gamma Tesi Su. Ed in iProject è disponibile fino a 15 kW. Il quarto parametro è il tipo di avviamento che varia a seconda della scelta fatta in precedenza: normale, pesante o speciale per avviamento tradizionale, che corrispondono alle classi 10, 20 e 30 del relè termico, ossia un avviamento entro 10, 20 o 30 secondi, normale o pesante per avviamento con soft start ATS. Nel caso in cui invece l'avviamento avvenga con inverter a TV, è possibile definire direttamente il tipo di applicazione desiderata. Infine, l'ultimo dato da definire è la tipologia di interruttore. Abbiamo la tipologia a 3 apparecchiature, composta da interruttore solo magnetico, contattore e reletermico, e la tipologia a 2 apparecchiature, composta da interruttore magnetotermico e contattore. Andiamo ora a definire i parametri della partenza motore. Scegliamo una potenza del motore pari a 30 kW con un coordinamento di tipo 2. Il programma ha inserito di default un coordinamento a tre apparecchiature, composto da interruttore salvamotore, un contattore utilizzato in categoria AC3 ed un rele termico. Andiamo ora a definire ulteriori tipologie di coordinamento motori, duplicando la prima partenza motore. Il primo sarà un avviamento con soft start. Il programma, anche per questa tipologia di avviamento, utilizza le tabelle di coordinamento motore di Schneider Electric e fornisce una soluzione per partenza motore che comprende anche la scelta del modello di avviatore AltiStart ATS, in funzione del tipo di avviamento e della potenza del motore. La prossima scelta disponibile per le partenze motore riguarda l'utilizzo dei variatori di velocità inverter ATV con la relativa voce nel campo apparecchiature. Come in precedenza, il programma mostra nei dati di linea la scelta del variatore Altivar ATV, adatto alla sua potenza nominale. Andiamo a selezionare la tipologia di inverter a seconda della nostra applicazione e delle modalità di lavoro del motore, normal duty o heavy duty. Ad esempio, selezionando trattamento fluidi normal duty, il software propone un modello Altivar Process ATV 630 per il quale è possibile andare a definire accessoriamento e modello specifico nell'apposita sezione dedicata. Se doveste avere dei dubbi su queste funzionalità in fase di progettazione, ricordatevi che all'interno del software è disponibile la funzione di aiuto contestuale, attivabile tramite l'apposita icona e cliccando sull'opzione su cui si desidera ottenere maggiori informazioni come mostrato nel video.